Nel 1916 Einstein scrive le equazioni della relatività generale. La soluzione di queste equazioni, applicate all'universo, venne trovata da Friedman e da Lemaître. Poco dopo, Edwin Hubble trovò che tutte le galassie si allontanano e che più sono distanti e più la loro velocità aumenta, secondo la cosiddetta legge di Hubble, che adesso si chiama legge di Lemaître-Hubble. Vediamo di chiarire alcuni punti sull'espansione dell'universo. Punto 1. È lo spazio che si espande. Tutto lo spazio vuoto tra le galassie si sta ingrandendo. Due punti presi a caso dell'universo si allontanano. Normalmente, per spiegare questo concetto, si prende ad esempio un palloncino che si espande. Questo però porta con sé la domanda in che cosa si espande e attorno a quale centro. Quindi il concetto del palloncino è abbastanza fuorviante. Pensate invece al cosmo come un sistema di coordinate che si ingrandisce. Considerate che se dovete andare a trovare un amico oggi, dovete percorrere 10 km, ma nel futuro ne dovrete percorrere 15 e ancora più avanti nel tempo ne dovrete percorrere 30. Poi ci accorgiamo che l'universo si espande perché non partecipiamo all'espansione. Facciamo un esempio. Mettiamoci in una stanza. La stanza raddoppia le dimensioni e così noi. Ci accorgiamo di qualcosa? No. Ora facciamo espandere la stanza, ma noi rimaniamo con le stesse dimensioni. Ora sì che la vediamo espandere. In linea totalmente di principio, possiamo anche pensare che siamo noi che ci stiamo rimpicciolendo. Le conclusioni sarebbero le stesse, però sappiamo dal modello cosmologico che in realtà è l'universo che si sta espandendo e noi no. È importante sottolineare che la forza elettromagnetica che lega gli atomi e le molecole e la forza gravitazionale tra le stelle e i pianeti è molto più forte del moto di espansione dell'universo. La legge di Hubble-Lemaître. La legge di Hubble dice che la velocità di allontanamento di una galassia è proporzionale alla sua distanza. La costante di proporzionalità è 21,5 km al secondo ogni milione di anni luce. Cioè una galassia che dista un milione di anni luce fuggirà a 21,5 km al secondo. La costante di proporzionalità si chiama costante di Hubble. Il fatto che tutte le galassie si allontanino da noi non vuol dire che siamo in una posizione speciale. Lo capiamo pensando allo spazio come una superficie elastica che si espande. Per ogni punto scelto, le galassie adesso più distanti recederanno con una velocità maggiore. Ma attenzione, la costante di Hubble cambia nel tempo. Una volta aveva un valore molto più alto, ma a causa della mutua attrazione gravitazionale tra le galassie, la velocità di espansione viene decelerata e la costante di Hubble decresce. Allora la domanda è, ma in questo modo le galassie possono andare più veloci della luce? Non era proibito? Siccome è lo spazio che si ingrandisce, in realtà le galassie non si muovono. Pensiamo allo spazio come un tapis roulant, sul quale le persone stanno ferme. Noi le vediamo allontanarsi, ma di fatto loro non fanno nessun movimento. Di fatto è vietato andare alla velocità della luce solo sopra il tapis roulant, quindi sopra lo spazio. Il redshift cosmologico. L'espansione dell'universo viene misurata come lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali. In pratica viene misurata dal fatto che se una galassia emette una luce blu, essa viene vista da noi come più rossa. Normalmente si pensa all'effetto Doppler, per il quale il rumore di un oggetto in movimento che si allontana da noi si sentirà con un tono più basso. In realtà è dovuto al fatto che le onde luminose, al contrario di noi, si ingrandiscono con l'aumentare delle dimensioni dell'universo e appariranno più grandi al momento della loro ricezione.